Sono al CES 2020, al CES 2020 di Las Vegas e sono venuto subito a trovare Acer, anche perché la casa taiwanese è sempre fra i primi ad aprire i battenti. E in questo video mi voglio occupare di questi nuovi Acer Spin serie 5 e serie 3, che sono stati rinnovati entrambi con un aggiornamento con nuovi processori ed un design più compatto e più sottile. Ma mantengono comunque le cerniere ruotanti a 360 gradi che danno proprio il nome Spin a questa serie. Altri produttori utilizzano altri nomi, come ad esempio X360 per HP oppure Yoga per Lenovo, ma il concetto è lo stesso, il formato, il concept di design è lo stesso assolutamente, quello del convertibile 2-in-1 con il pannello che si ribalta sulla base per trasformarsi in tablet. Questo è lo Spin 5 ed è sicuramente il più rappresentativo dei due, ma poi in fondo a questo video vi mostrerò anche il modello Spin 3. Ha un telaio completamente realizzato in alluminio, anzi non completamente perché il poggiapolsi è in lega di alluminio più magnesio, una combinazione di materiali premium per questo notebook. La cerniera poi è un'altra delle particolarità di questa nuova generazione: nella rotazione solleva un po' la base con una soluzione che abbiamo visto utilizzata anche da altri produttori, che ha il vantaggio di consentire di migliorare la ventilazione sotto lo chassis e quindi di abbattere le temperature, ma ha anche una utilità pratica perché migliora l'inclinazione quando andiamo a scrivere e nel caso in cui gli speaker fossero posizionati sul basso migliora anche l'output audio. Quindi tanti vantaggi per questa soluzione della cerniera che solleva la base nella rotazione. Vi mostro un po' il design, è molto bello, elegante. Questa è la colorazione, un silver con finitura satinata, bordi molto netti. Qui in alto vedo che ci sono gli inserti tono su tono per le antenne, logo Acer cromato qui al centro della cover. Lo spessore è molto ridotto, di soli 14,9 mm, quindi meno di 15 mm, meno di 1,5 cm per questo Spin 5. Il peso è di soli 1,2 kg, un ultra portatile a tutti gli effetti. Per quanto riguarda poi l'interfaccia, vediamo che qui c'è un plug di alimentazione, due porte USB Thunderbolt 3, l'interfaccia ad altissime prestazioni di Intel con una velocità massima di 40 gigabit al secondo, una uscita video digitale HDMI out, una USB di terza generazione, un lettore di schede micro SD, frontalmente c'è soltanto la rientranza per l'apertura del display lead e sul lato destro abbiamo il foro dell'antitaccheggio, un jack audio combo, un'altra porta USB full size, quindi potete collegare un mouse sia sul lato destro sia su quello sinistro, bottone di accensione, LED di indicazione e questa è la penna che viene alloggiata direttamente all'interno dello chassis e ne approfitto per mostrarvela. Si chiama Acer Active Stylus ed è una penna con tecnologia Wacom AS. Richiede un'alimentazione ma non dovete cambiare la batteria perché si ricarica tramite questi pin direttamente quando la inserite all'interno del suo alloggiamento. Una soluzione veramente molto comoda e molto precisa perché supporta 4096 livelli di pressione e sapete Wacom è una garanzia per quanto riguarda le penne digitali. C'è anche la possibilità di avere una penna Wacom con tecnologia AS 2.0, ma in quel caso è soltanto opzionale. Poi avrete notato che assomiglia questo pennino proprio ad una penna tradizionale, ha una lunghezza di 12,93 cm, quindi è un po' più lunga rispetto alle soluzioni che vengono proposte da altri. E si ricarica in modo velocissimo, in soli 15 secondi potete utilizzarla per ben 90 minuti. Il display per questo Spin 5, modello SP513-54N, ha una diagonale di 13,5 pollici, un rapporto di forma di 3,5 che sicuramente è quello preferito, più apprezzato da chi lavora con i documenti sul portatile, con una superficie quindi del 18% superiore rispetto al consueto rapporto di forma wide panoramico e con una risoluzione 2K, le cornici ultra sottili di soli 7,78 mm sulla sinistra e sulla destra hanno permesso di ottenere un rapporto screen to body dell'80% e questo ha consentito anche di mantenere gli ingombri del telaio sotto la media. Ovviamente si tratta di un touchscreen ed è rivestito in vetro.
con finitura edge to edge che va da un lato all'altro senza soluzione di continuità. In basso vedo che c'è questa griglia qui in alto, il logo Spin al centro della base, che vi ricordo è l'unico pannello che utilizza anche il magnesio di tutto lo chassis, che invece è completamente in alluminio. Troviamo una tastiera ad isola con retroilluminazione, ma soltanto opzionale. In basso c'è questo ampio touchpad Precision Touch con tutto il supporto per le funzionalità di Windows 10 e con un sensore di impronta capacitivo qui nell'angolo per fare lo sblocco. Non c'è su questi Spin di nuova generazione un sensore ad infrarossi per lo sblocco tramite il riconoscimento del volto. Diamo poi uno sguardo alla piattaforma hardware molto rapidamente. E vediamo che ci sono processori Intel Core di decima generazione a 10 nanometri Ice Lake, come questo i5-1035G4. Il numero dopo la lettera G indica il livello delle performance della grafica, una grafica migliorata di molto rispetto alle grafiche integrate precedenti Intel Iris Plus. C'è poi un ammontare di 16 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD a bordo di questa macchina e una batteria che dovrebbe assicurare, così dicono, una autonomia di 15 ore massimo. Con ricarica rapida potete avere, con una ricarica di 30 minuti, ben 4 ore di autonomia. A bordo c'è anche il Wi-Fi 6 con modulo Intel AX201 e ci sono due speaker Acer True Harmony con anche due microfoni che supportano Cortana Wake on Voice, quindi potete impartire comandi a Cortana anche se avete il display LED chiuso. Una bella comodità ulteriore per questa macchina, anche se non è proprio legata ad Acer, ma più che altro alle funzioni di Windows 10, come il cosiddetto Modern Standby. Questo Acer Spin 5 arriverà in commercio in Europa a partire dal mese di aprile con un prezzo di 1099 euro. Adesso passiamo al modello Spin 3, SP314-54N, il prezzo è inferiore rispetto al modello Spin 5 e quindi mancano alcune delle caratteristiche premium che troviamo sul fratello maggiore, ma comunque mantiene inalterate le caratteristiche di base, compresa anche la penna Acer Active Stylus, che si inserisce direttamente e si ricarica anche all'interno del telaio. In questo caso il formato del display è più ampio, è da 14 pollici, lo spessore delle cornici sulla sinistra e sulla destra è di 7,82 mm per un rapporto screen to body del 78%, quindi anche il rapporto screen to body è meno estremo, è un notebook leggermente più ingombrante. Il telaio è anch'esso in alluminio, ma mi sembra comunque un alluminio di qualità leggermente inferiore rispetto allo Spin 5. Le dimensioni sono maggiori, così anche maggiore lo spessore, che arriva a 16,9 mm e il peso, che raggiunge 1,5 kg. Vi mostro velocemente le interfacce sui lati. Qui abbiamo il plug di alimentazione, anche qui c'è il supporto per la ricarica rapida come sullo Spin 5, una Thunderbolt 3, un'unica Thunderbolt 3, non due come sullo Spin 5, una HDMI out, una USB di terza generazione, una micro SD. Frontalmente non c'è nulla, noto che però il lato frontale ha questa leggera rientranza che permette l'apertura più agevole del display LED, e sul lato destro abbiamo antitaccheggio, jack audio combo, una USB di terza generazione full size, bottone accensione, LED indicazione e, come vi avevo già anticipato, la penna. Una penna veramente di ottima qualità, di ottimo livello per questi Spin di Acer. Sul fondo poi abbiamo questa grande griglia per l'intake dell'aria, un forellino per disabilitare la batteria, gli speaker sono posizionati sul lato invece anteriore, in una posizione sicuramente più comoda e più ergonomica. All'interno abbiamo la stessa piattaforma hardware, ma quello che cambia è lo storage, perché avendo uno spessore superiore sono riusciti ad alloggiare due slot per drive, quindi potete installare ben due SSD su questo portatile. In compenso la batteria però riesce ad assicurare un'autonomia leggermente inferiore, si raggiungono, dicono, il massimo di 12 ore, comunque una buona autonomia anche per questo Spin 3.
che raggiungerà il mercato a partire dal mese di marzo con un prezzo di 649 euro. Quindi, tirando un po' le somme su questa nuova serie spin di convertibili 2 in 1 che è stata presentata da Acer, il CS 2020, sono dei notebook molto convincenti con una piattaforma hardware con processori Ice Lake di ultimissima generazione a 10 nanometri che io preferisco personalmente, soprattutto su questi notebook con grafica integrata rispetto ai processori sempre di decima generazione, ma Comet Lake, e con un bel design e una penna veramente comoda da utilizzare per prendere appunti. Quindi dei notebook che possono essere adatti a chi ha bisogno di fare lavoro d'ufficio o anche a chi ha bisogno di acquistare un primo notebook per lo studio oppure per la casa.